Salve a tutti ragazzi e bentornati su Irognosi. Oggi, vabbè, visto che proprio gli scherzi vi piacciono particolarmente, faremo uno scherzo a Mario. E sì, mi devo vendicare perché la scorsa volta è riuscito a farmi strappare un occhio. Ecco, non è stata una cosa bella. Comunque, ho in mente di far credere a Mario che sua mamma è in coma e sta per morire. Ovviamente dovrò essere molto bravo nella recitazione e per questo vi invito a mettere un bel pollicione in su, Mi raccomando, posizioniamo la camera. Perfetta, mi raccomando, pollicione in su per i prossimi scherzi. Metti un attimo in pausa. Sì, aspetta che finisci. No, metti un attimo in pausa, cioè ho incontrato tuo zio sotto. C'è una cosa. È successo qualcosa a zio? No, a tua mamma. È in ospedale, in coma. Ma aspetta, dove? Ma chi è in coma? Zio, ma. Sì, mi ha detto tuo zio, ha detto che sta in terapia intensiva e è gravissimo. No. Non scherzo. Tu mi stai a prendere per culo perché ti ho fatto lo scherzo. Non scherzerei mai su tua mamma, figurati. No, mai! No, non lo farei mai! Chiama tuo zio, chiama qualcuno! Ma sei questa qua? Sì, Giovanni della macelleria qua sotto! Te l'ho detto, sta in terapia intensiva, non si sa se supera la notte, me l'ha appena detto, non so come cazzo dirtelo! Senti, ti lascio un po' di brano, sì. Vabbè, ma quest'anno, No. Se prendesse. Ragazzi, ovviamente Mario non può telefonare perché ho la sua sim. E come fa a telefonare senza sim? Così il pathos sale. Ma perché non prende? Che merda di telefono. Prendi i telefoni cinesi, prendi. Ma perché non prende il telefono? Ragazzi, ovviamente è tutto uno scherzo. La mamma di Mario godeva di ottima salute. Godeva perché ho dovuto ucciderla io, ci ho dovuto pensare io. Andiamo a vedere come reagirà, seguitemi. Mario, ovviamente è tutto uno scherzo. Lo sapevo, no, perché no, sei un coglione sei. Ho dovuto ucciderla io perché sì, era troppo in buona salute. Ma che è? La thumbnail è bellissima. Ragazzi, è riuscito. Dai, di qualcosa però, è un bello scherzo. È sicuramente riuscito benissimo questo scherzo. La testa della mamma di Mario è qui dentro. Mi sono anche sporcato un po', ma dai, alla fine è venuto proprio bene. È venuto benissimo. Dai, di qualche cosa anche tu. Vabbè. Quando si riprenderà dallo shock per aver perso prematuramente la mamma, sicuramente farà un vlog e ne parlerà e parleremo di questo scherzo. Voi, mi raccomando, fateci sapere se vi è piaciuto. Intanto ci vediamo al prossimo video. Iscrivetevi!